Sit-in di protesta a Napoli questa mattina davanti Palazzo San Giacomo, sede del Comune, da parte di una trentina di dipendenti di Bagnoli Futura, società di cui l'amministrazione comunale è socia di maggioranza con il 90% delle quote, messa in liquidazione ieri al termine di un'assemblea. Dal 2002 Bagnoli Futura ha avuto il compito di gestire la trasformazione dell'ex area Ital Sider di Bagnoli e la decisione di metterla in liquidazione è scaturita dall'impossibilità da parte dei soci, comune, provincia e regione, di procedere a una ricapitalizzazione. Nel corso della protesta è stata anche suonata in maniera simbolica la sirena dell'Ital Sider. La gloriosa sirena di Bagnoli Futura ha scandito l'attività di migliaia di lavoratori dell'Ilva e dell'Ital Sider nel corso dei decenni e oggi viene in nostro soccorso, ora che il sogno di Bagnoli sta finendo, la società Bagnoli Futura è in liquidazione e dopo anni di lavoro e di progetti che non sono stati realizzati, non per colpa dei dipendenti, ma per colpa dei ritardi della burocrazia, della politica e di scelte aziendali sbagliate, siamo qui preoccupatissimi perché noi rischiamo di affondare insieme alla nave. Non ci sono garanzie per il posto di lavoro se non questa carta che ci diede Luigi De Magistris l'anno scorso. Il sindaco deve pensare a mantenere le sue promesse e riassorbire il personale in eccedenza e in altre partecipate.